Essere secondi significa essere i primi dei perdenti, soprattutto se ti chiami Ferrari e sei un team dalle forti ambizioni. Quindi essere i migliori dopo la Red Bull non è di certo motivo di orgoglio, ma se guardiamo al passato, soprattutto al 2023, è tutto oro che cola in questo momento. Anche se in questo momento ci sono tutti i segnali che il 2024 sarà un anno di crescita per la Ferrari, ma sarà un miglioramento graduale e a lungo termine. Purtroppo in questa Formula 1 moderna, con questi regolamenti, non si può fare di più. A stupire in questo 2024 è stato il modo in cui la Ferrari ha prodotto un'auto che complessivamente è la seconda vettura più veloce della Formula 1, il che la dice lunga sulla possibilità del team di raggiungere la Red Bull. Perciò adesso diamo un'occhiata in cosa la Ferrari è migliorata e cosa deve ancora migliorare, ma prima di tutto ti ricordo di mettere un like e di iscriverti al canale. Così facendo darai una grossa mano a me ad andare avanti e forse così farete anche un favore a voi stessi. Sul giro singolo la Ferrari SF24 è in media la seconda vettura più veloce. Durante il weekend del Bahrain Charles Leclerc era riuscito addirittura a far segnare il giro più veloce alla fine delle Q2, giro che poi purtroppo non è più riuscito a ripetere a causa anche delle temperature dell'asfalto. Infatti, come abbiamo potuto vedere sia a Suzuka che in Bahrain, le condizioni climatiche erano più o meno simili in qualifica, quindi il warm up della gomma è stato piuttosto difficile e in queste 4 gare la Ferrari è stata la prima non Red Bull a riuscire a vincere un Gran Premio. Uno scenario davvero improbabile in questo inizio di campionato, come lo era improbabile anche nel 2023 quando Sainz riuscì a vincere il GP di Singapore. Ma quello di Singapore fu soltanto un caso isolato, mentre invece durante il weekend del Bahrain la Ferrari aveva dimostrato di essere capace di poter puntare alla vittoria. E anche se Verstappen poi si era ritirato, sicuramente la Ferrari aveva dimostrato di saper gestire al meglio il fenomeno del graining, un qualcosa che nel 2023 sarebbe stato impossibile, anche con tutta la buona volontà degli uomini in rosso. Quella fantastica doppietta e altri 4 podi conquistati hanno portato la Ferrari ad essere seconda in campionato costruttori con 120 punti, punti che rappresentano il secondo punteggio più alto dalla Ferrari ottenuto in questi ultimi 10 anni, a soli 4 punti da dove si trovava la Ferrari in questa fase nel 2022. L'anno di nascita di queste nuove vetture ad effetto suolo e purtroppo il 2022 ci ha illuso che la Ferrari potesse vincere il mondiale. Un anno che era partito benissimo per la Ferrari, però poi purtroppo, come sappiamo tutti quanti, cambi di regolamento, il recupero della Red Bull, errori dei piloti, errori al muretto box e problemi alla power unit hanno fatto concludere la stagione Ferrari nel modo in cui conosciamo. Tornando a noi, i risultati comunque lo dimostrano, la Ferrari è in crescita e ha curato alcune debolezze fondamentali, come ad esempio la gestione delle gomme, che era il focus primario della Ferrari in questa stagione. E il miglioramento sulla gestione delle gomme della SF24 ha portato ad un grande equilibrio in Ferrari, fra le ottime prestazioni in qualifica e il ritmo gara. E il fatto che la Ferrari abbia fatto un bel pole position lo scorso anno per poi non riuscire a vincere in nessuna occasione tranne una, la dice lunga sulla problematica della gestione della gomma che la Ferrari aveva in passato. Il che significa che la Ferrari sarà anche in grado di attaccare senza concentrarsi troppo, fra virgolette, sulla gestione della gomma. E come detto poc'anzi sulla straordinaria vittoria della Ferrari a Melbourne, secondo Charles Leclerc la Ferrari non è ancora a livello della Red Bull in termini di gestione della gomma. Infatti lui ritiene che sulle piste ad alto degrado la vita è ancora un po' complicata per la Ferrari. E il capo del team Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato che i suoi problemi con le gomme sono ben sotto controllo ora, soprattutto grazie all'ottima gestione di Leclerc in quei 25 giri con le gomme medie, il massimo che un pilota è arrivato con la gomma C2 a Suzuka. Insomma, si può definire questo un grosso passo avanti rispetto al vecchio progetto di Binotto. E un altro dei fattori per cui la Ferrari è migliorata tanto è stato il picco aerodinamico. Ciò significa che se è un'auto incline allo stallo aerodinamico, allora otterrai di più dalle gomme in quei momenti. Ma l'effetto nella SF23 era talmente ampio che la macchina era completamente imprevedibile. Tutto quindi dipendeva dalla sensibilità aerodinamica della vettura durante le curve. Quindi in una finestra ristretta l'auto funzionava anche bene. Ma la vettura dello scorso anno, per essere domata al meglio, aveva bisogno di un pochino di sottosterzo. Un po' troppo, forse. E nonostante siano stati fatti dei progressi nella seconda metà di stagione, questo restava ancora un problema. E il trattamento delle fiancate della SF24 è in parte uno dei motivi del miglioramento. E sebbene la Ferrari sia ancora un pochino indietro sullo sviluppo di questo approccio, si trova comunque sulla strada giusta ed è stata ricompensata con una coerenza notevolmente migliorata. Leclerc comunque l'ha sottolineato, la macchina non è ancora perfetta, ha bisogno di miglioramenti, ma il fatto che la Ferrari sia riuscita a convergere i suoi punti deboli nella direzione giusta è già una cosa buona.
Ricollegandomi al discorso precedente, quando si parlava di errori di strategie nel 2022, la Ferrari in questi anni è stata messa a lungo alla berlina per aver trovato il modo di darsi la zappa sui piedi e buttare via al vento grandi risultati. Ma la situazione adesso è notevolmente migliorata grazie all'approdo di Vasseur in Ferrari. E ciò lo dimostra la strategia fatta su Leclerc a Suzuka, risultato di un'ottima pianificazione delle giuste opzioni strategiche e anche di una buona comunicazione da parte del pilota, che ha spinto ad estendere il primo stint nonostante montasse gomme medie. E oltre alle strategie migliorate, anche l'esecuzione dei pit stop è costantemente buona. Basti pensare per esempio che la Ferrari si era classificata ottava nel 2020 per quanto riguarda la velocità di esecuzione dei pit stop. E le cose sono costantemente migliorate. E bisogna ringraziare tantissimo Vasseur perché è stato in grado di tenere a bada la politica che c'è sempre stata in Ferrari, dando invece una direzione chiara che ha avuto un impatto su tutte le aree del team. In questo modo gli obiettivi di sviluppo sono stati fissati in modo più preciso e il team ha evitato di reagire in modo eccessivo sia al successo che al fallimento. E in Ferrari tenere sotto controllo questo aspetto è sempre stata la chiave del successo. La Ferrari ha ancora molta strada da fare per diventare una minaccia regolare per la Red Bull, ma ci sono segnali che possa aspirare ad affrontare e battere la Red Bull, e gli aggiornamenti portati fin qui adesso sono stati semplici adattamenti alla pista. Ma il primo vero grande aggiornamento è previsto ad Imola il mese prossimo e dovrebbe includere anche un nuovo pavimento. La chiave per battere la Red Bull sarebbe quella di fare progressi più rapidi della Red Bull, ma realisticamente parlando si potrebbe parlare di una lotta per il titolo quando Lewis Hamilton arriverà in Ferrari. E Vasseur sottolinea i vantaggi di spingere per un miglioramento costante in tutte le aree e ci sono numerose prove che ciò sta dando risultati. La strada sarà ancora lunga e tortuosa per battere la Red Bull, ma almeno sembra che la Ferrari stia vedendo una luce in fondo al tunnel. Secondo voi la Ferrari riuscirà ad essere una vera minaccia per la Red Bull già da quest'anno o è meglio puntare al 2026? Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e noi ci rivediamo ad un prossimo video.